Allora, eccoci su Plus 500. Dopo aver fatto un piccolo tutorial su eToro e anche su DeGiro, oggi volevo andarvi a parlare di Plus 500, che è un broker che si occupa prevalentemente di andare a tradare con dei CFD, quindi dei Contract for Difference, dei contratti per differenza. Quindi quando si vanno a fare delle operazioni su questo broker non si vanno a comprare i sottostanti, ma si vanno a comprare semplicemente dei contratti che replicano i sottostanti, per cui noi non andiamo a investire realmente in assets quali ad esempio bond o azioni, come ad esempio potrebbe essere con un altro broker come DeGiro. Una piccola panoramica. Allora, sulla sinistra abbiamo il menu, che insomma è un normale menu. Qui abbiamo un tastino per trasformare diciamo, la visualizzazione in modalità notte e modalità giorno. Qui un tastino per andare in modalità reale, questo ovviamente è una modalità demo. Il capitale disponibile, quello che si può utilizzare per tradare, il capitale totale, quello che è sul nostro conto, il margine di mantenimento, cioè quello che è necessario per mantenere le operazioni che sono in essere, e poi il profitto totale che stiamo facendo con le operazioni aperte. Per andare a cercare gli strumenti che vogliamo tradare, basta andare qui in cerca i nostri strumenti e digitare quello su cui vogliamo fare delle operazioni. Ad esempio, se vogliamo andare a tradare sull'S&P 500, scriveremo semplicemente USA 500. Io ho un'operazione in questo momento aperta in demo, è un'operazione in sell, se non sbaglio. Vediamo un attimo, vado a vedere. Comunque, prima di andare a vedere l'operazione, come puoi vedere qui basta cliccare poi sullo strumento che vogliamo tradare e abbiamo questa finestra che si apre qui sulla destra che ci dà prima di tutto lo spread, per cui quanto costa rispetto al prezzo reale l'acquisto e la vendita, che poi viene anche menzionato qui sotto in basso. Ci dice quanta è la quantità unitaria minima da acquistare, la leva che utilizziamo, perché in Plus 500 la leva è fissa, per cui non andiamo a sceglierla come ad esempio in eToro, dove possiamo scegliere la leva da applicare, ma è fissa. Il margine di mantenimento rispetto a quello che è il capitale che andiamo a investire e il margine iniziale. E quando è il contratto futuro, perché ovviamente questi sono dei future sugli indici in questo caso. Qui ci dice quando è la prossima sessione di trading, per cui cominceranno a tradare il future alle 23 di domenica. Io sto registrando sabato 4, per cui domenica 5 alle 23 inizierà di nuovo a tradare questo future. Quanto è il costo del finanziamento overnight? Per cui quanto paghiamo di commissione per tenere aperto questo CFD in acquisto e in vendita? E poi anche quando si chiude l'orario di trading. In questo caso di tradazione proprio non ha senso, alle 22. Per cui se noi chiudessimo l'operazione prima delle 22 non andremo a pagare il finanziamento overnight. Sulla sinistra abbiamo, come dicevo prima, questo menu, negozia, le posizioni aperte, che indica appunto quelle che sono aperte. In questo momento io ho una posizione in acquisto, sempre in demo, perché non è la mia liquidità reale, in VTI, che sarebbe il Vanguard Total Stock Market degli Stati Uniti d'America, e una posizione short sull'S&P 500. Ho poi piazzato anche un ordine sull'oro, sul future dell'oro come materia prima, e qui adesso spiegherò un attimino come ho fatto. Qui abbiamo anche le posizioni chiuse, tutto quello che abbiamo chiuso di recente, e poi qui anche un altro tastino se si vuole passare al denaro reale. Diciamo che vogliamo andare a cercare un indice, però non sappiamo come si chiama. Beh, benissimo, possiamo andare qui a negozio. E qui sulla sinistra, un po' più a destra rispetto al menu iniziale, abbiamo una serie di cose che possiamo selezionare. Per cui possiamo avere i prodotti più quotati, le opzioni più quotate, per cui anche le opzioni si possono andare a tradare su Plus 500, i favoriti, se clicchiamo qui andiamo ad aggiungere un mercato sui favoriti o un qualsiasi tipo di strumento, i più popolari, in questo caso materie prime, indici, le criptovalute, i Forex, che sono divisi in principali, minori ed esotici, e poi le opzioni più popolari. Come dicevo prima, se vogliamo andare invece a tradare degli indici, possiamo andare in basso su indici, e qui abbiamo tutti i paesi o i settori. Per
Diciamo che voglio andare a trovare l'Italia, clicchiamo su indici di paese e scorriamo fino a quando non troviamo Italia 40. Ci sono anche delle opzioni. Come ben sai, in questo periodo la Consob ha vietato le opzioni, le operazioni in short sul FTSE MIB, per cui in questo caso potremmo solo acquistare. Come si piazza un ordine di acquisto? In questo caso cliccheremo su acquista, o possiamo anche cliccare qui e ci compare qui la schermatina. Oppure direttamente da qui, cliccando su acquista, andiamo a selezionare il numero di contratti che vogliamo comprare, e diciamo 1000. Qui ci dirà quanto è l'acquisto che andiamo a fare, per cui sono 161.000 euro, ma quello che verrà impegnato nell'operazione è solo 16.198, che è il margine richiesto, perché essendo CFD noi andiamo a utilizzare la leva che ci viene detta qui in fondo. In questo caso sul FTSE MIB la leva disponibile è a 10. Possiamo selezionare in questo caso a che prezzo chiudere il titolo in profitto. Per cui in questo momento a 16.198 possiamo decidere per esempio di andarlo a fare a 16, per esempio 250. E in perdita, ad esempio, in 16.100. Quindi abbiamo il famoso take profit e lo stop loss. Abbiamo anche un tastino qui che si chiama chiusura garantita, perché come ben sai lo stop loss potrebbe essere saltato come prezzo. Qui pagando una commissione in più, in alcuni casi, non in questo caso, si può selezionare una chiusura garantita. E qui invece possiamo anche selezionare il limite a quale acquistare, per cui non al prezzo di mercato, ma a che prezzo effettivamente vogliamo acquistare. Diciamo che io in questo caso la 16.198 vorrei acquistare a 16.120, 16.108. Cliccando su acquista, automaticamente vado a trovare l'ordine qui. E diciamo che invece voglio andare a fare un ordine adesso, per cui al momento 24 ore su 24 sono solo le criptovalute che vengono tradate, per cui scrivo Bitcoin, e qui andiamo a tradare diciamo, il cambio Bitcoin su dollaro. Diciamo che voglio aprire una posizione in acquisto a mercato e mettiamo 8 contatti, va più che bene. Chiusura in profitto, andiamola a 7.000. La chiusura in perdita la mettiamo, che ne so, a 6.500 e clicchiamo chiusura garantita, paghiamo un extra spread, non mi interessa. E però diciamo che voglio acquistare quando il tasso è di un determinato valore, per cui qualcosa in meno di adesso. Cliccando su acquista, immettiamo l'ordine che va qui. Diciamo che non voglio acquistare all'ordine che ho deciso, clicchiamo modifica e possiamo spostare l'ordine di acquisto più in alto o più in basso e poi aggiorniamo. Altra cosa, in un qualsiasi prodotto abbiamo a disposizione il grafico che può essere selezionato a spunta, per cui in tempo reale, un minuto, 2, 5, 10, 15, 30, fino anche a giorno. E possiamo anche scegliere il tipo di visualizzazione. In questo caso ci sono le candele giapponesi, ma possiamo scegliere le linee di base e così via. Io di solito lascio sempre le candele giapponesi. Possiamo anche allargare a tutto schermo, espandere a tutto schermo il nostro grafico. E con la rondella del mouse andiamo a zoomare in e out. E possiamo vedere, diciamo, il percorso, diciamo, tutto l'andamento di questo del titolo in questione. In questo caso si tratta di Bitcoin. Abbiamo anche delle funzioni di disegno. Se ad esempio vogliamo andare a creare una linea per capire l'andamento di un determinato prodotto, vabbè. Logicamente io non sono bravo a fare queste cose perché non faccio analisi tecnica, e poi anche a selezionare eventuali indicatori, come ad esempio le bande di Bollinger oppure la media moving average con la deviazione anche. E in qualsiasi momento possiamo modificare il grafico da queste linee e ingranaggi o cancellarlo completamente. Dal menu, cliccando qui al menu, possiamo anche decidere di passare appunto al denaro reale, in questo caso decidi di fare un deposito che può essere fatto tramite carta o tramite bonifico bancario, prelevare una generalizzazione di tutti i dati del conto, un'istantanea del conto. Cliccando qui, noi praticamente andremo ad avere
un'istantanea del nostro conto che ci dice dove stiamo investendo, in indice ETF ad esempio, quali sono le posizioni aperte in base al tipo di prodotto, forex, materie prime, indici, azioni, ETF e il loro valore reale, quindi quello, non quello del nostro portafoglio, non del nostro denaro che utilizziamo, ma quello reale, il valore totale delle posizioni, il capitale che abbiamo e diciamo tutti i dati sul margine di mantenimento, questo praticamente messo su dei grafici per essere un po' più chiaro e un po' più immediato. Possiamo anche andare a vedere un calendario economico, sia in base a determinate nazioni o indici, come in questo caso, o per aziende, e in questo caso andiamo anche a vedere quando l'azienda in particolare va ad emettere dei dividendi o quando va a rilasciare i propri earnings. Un'altra cosa è la possibilità di creare degli allarmi. Diciamo che io voglio avere un allarme sul Palladio perché voglio investire nel Palladio quando raggiunge un determinato prezzo. Per cui selezionando Palladio e cliccando qui su allarme, possiamo andare a selezionare un valore al quale vogliamo ricevere l'avviso. Diciamo che voglio sapere quando il Palladio raggiunge 2000 in acquisto e poi impostare allarme. In questo modo, andando poi di nuovo sulla sezione qui di fianco e cliccando allarmi, possiamo vedere anche che c'è qui l'allarme del Palladio e il nostro grafico del Palladio con i suoi movimenti, in questo caso giornalieri. Bene, spero che questo piccolo e veloce tutorial su Plus 500 sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto, per favore, lascia un pollice in su, iscriviti al canale. Clicca dalla campanella delle notifiche, lasciami un commento per darmi suggerimenti. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!